Francesco, siamo pronti! Andiamo! I ravioli col pecorino, che cosa avrete fatto? Venduti per questo così controproducente! E comunque io credo che sia l'amore. L'amore in tutte le sue manifestazioni! Ma proprio tutte! Orchestra in cenere, è vero? E questo amore grande che ci viene dal cielo e arriva fino a noi e si trasforma. Guarda là, ma questa bottiglia mi sembra. È un pecorino di chi è di 2012? Opro! Dico opro io, opro. Ah, opro. Certo che la nostra è una storia alquanto singolare. Perché? Ci siamo lasciati sui banchi di scuola e ci ritroviamo 40 anni dopo. Uno in odor di santità e l'altro il candido peccatore. Ma le strade del Signore sono infinite e non importa se tu debba percorrere un lungo rettilineo o una strada tortuosa, se tu debba valicare delle montagne o badare di fiumi, alla fine ogni creatura del Signore arriva esattamente lì dove deve arrivare. Tu sei un'attrice? No, te lo chiedo perché mi sembra di averti già vista da qualche parte, al cinema, può essere? Beh, più che al cinema, a teatro. Signora, mi sento mancare. Oh no, per carità, giovanotto! Oh no, no, il pavimento dei travertini è abbastanza duro e si è decato a pandello, tutto pum, lo faccio male. Vieni, che sono il mio diletto, vieni. Buonasera. Che cazzo! Ma come già porta drammatico! A Saverio. Buonasera, signorina. Dica. Veramente non devo dire niente! Ora ti prego, ne parliamo dopo. Dillo la battuta. Vorrei soltanto cenare, ma non vedo tavoli liberi. Anzi, non vedo tavoli. Non vede tavoli, non vede tavoli perché non ce ne sono. Ma il locale è aperto o no? Sì e no, le cose non sono come sembrano. Il mondo è governato più dall'apparenza che dalla realtà. Ed è meglio fingere di sapere qualcosa che saperlo. Sei l'unico che ha stimolato la mia curiosità e la mia fantasia. Me lo chiedevo chi fossi. E aspetto avessi da dove mi scrivessi quelle frasi meravigliose. Sei tu. L'avevo detto, troppo! Scusate! In quinta ci sono dei ravioli. Che faccio, li porto? Eh sì! Dammi la mano, ma sono sti ravioli!